siamo nel punto in cui voi avete le quote, le pendenze, magari anche le curvature, e vi chiedete, e mo, a parte le interpretazioni che io vi ho dato di cosa significano le curvature del bacino che io vi ho fatto, che però sono legate più a informazioni che io ho acquisito esternamente, in realtà all'analisi vera e propria che vi ho fatto oggi. A parte questo, che cosa ce ne facciamo delle pendenze delle curvature? Beh, andiamo a calcolare delle altre grandezze derivate dalle pendenze delle curvature. E ce ne sono particolarmente due. Una sono le direzioni di drenaggio, che in qualche modo vi ho continuamente ricordato prima, quando parlavo di flow line, quando parlavo di direzione di massima pendenza, e di aree contribuenti. Vi ho parlato di direzione di drenaggio in maniera un po' imprecisa peraltro prima, perché la direzione di drenaggio voi la pensate come un vettore, quindi che si può muovere sia sulla verticale che sull'orizzontale, si può muovere per 360 gradi, sulla verticale per 90 gradi, da 0 a 90. In realtà non è così, perché noi partiamo da una rappresentazione discreta del terreno, e quindi siamo vincolati ad una rappresentazione, siamo topologicamente, noi siamo vincolati a questa rappresentazione. I casi sono due: o noi prendiamo il dato digitale che abbiamo e lo interpoliamo in una superficie, poi la superficie in qualche modo, ad esempio con una serie di spline si chiamano, una superficie continua e derivabile a tratti, oppure discontinua solo in alcuni punti, e questa è una cosa che si può fare. E, oppure dalla rappresentazione discreta che abbiamo direttamente cerchiamo di capire cos'è il proxy migliore delle linee di drenaggio. Allora, noi intanto possiamo riprodurre la topografia su griglie regolari. Le griglie regolari più diffuse sono quelle triangolari che vedete in realtà con una topologia esagonale, perché ogni punto qui è circondato da 6 punti e quindi il flusso che eventualmente attribuiamo a questo punto della griglia può andare in 6 direzioni. Oppure abbiamo una topologia rettangolare quadrata come questa. In questo caso possiamo scegliere o di avere 4 direzioni nelle direzioni delle coordinate principali, come vedete rappresentato in alto, oppure dire, beh, vabbè, qui esistono gli angoli, quindi la direzione di flusso può essere una delle 4 delle direzioni dei punti cardinali, oppure anche le direzioni intermedie. Questa topologia che aggiunge 4 punti si chiama D8, mentre la prima si chiama D4 e la prima ancora si chiama D6. Questa D8 è quella che è normalmente più usata in campo idrologico come sistema di rappresentazione topologica delle direzioni di drenaggio. Supponiamo allora di avere le direzioni di drenaggio in una delle 8 direzioni intorno, e se abbiamo riempito i buchi, le direzioni di drenaggio le abbiamo in tutti i punti, no? Se avessimo avuto dei buchi, il punto sul fondo del buco non ha nessuna direzione di drenaggio, perché è un minimo, e lì il vettore gradiente è zero, quindi non c'è direzione. Ma noi i buchi li abbiamo riempiti un po' artificialmente, quindi siamo riusciti ad attribuire ad ognuno dei punti della griglia una direzione di drenaggio che è rappresentata in questo modo. Non solo qui le abbiamo attribuite a 12 direzioni, dopo su questo vi farò un piccolo excursus, e quindi ogni punto segue una linea di flusso che arriva poi all'uscita del bacino. Queste sono le direzioni di drenaggio della rete. Ogni punto del bacino è drenato
che arriva all'uscita. Se noi facessimo la griglia più fitta, neanche nella griglia più fitta saremmo in grado di stabilire le direzioni di drenaggio, in questa griglia di nuovo ottenere un registro molto più sottile, più piccolo, così all'infinito fino a che ho una curva che riempie che cosa? Ho una curva che riempie tutto lo spazio ed è un oggetto quindi estremamente particolare. Se seguiamo le direzioni di drenaggio, non guardate questo grafico che ha a che fare con quello che si chiama ordine di Strattler, se seguite le direzioni di drenaggio, cosa succede? Beh, in ogni genitori potete chiedere quanti pixel avete a monte. Per esempio, quanti pixel avete a monte? Beh, tutti quelli che drenano dentro qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se contiamo il pixel stesso. E in effetti se andate qui, vedete che qui c'è un numero riportato 6. Alla chiusura del bacino, siccome questa è una griglia di 25 pixel, l'area che sta a monte di quel punto è di 25 pixel. Naturalmente se l'area, per esempio questa griglia, fosse 10 metri per 10 metri, sarebbero 100 metri quadri per 25 di 1500 metri quadri. Quindi una volta che noi abbiamo assegnato, abbiamo riempito i buchi, assegnato le pendenze, stabilito quali sono le direzioni di drenaggio, possiamo attribuire un'altra quantità che è l'area drenata, l'area totale drenata o total contributing area di ogni punto ed è l'area che sta a monte rispetto alle linee di drenaggio di ogni punto. In realtà, avendo a disposizione le linee di drenaggio solo in direzioni autocoordinate, facciamo un errore. Supponete infatti che ci sia una... questo che è più bello. Non glielo distruggo. Supponiamo che questa sia la direzione coordinate, X e Y, per esempio. E questo è un piano delle direzioni coordinate, che è quello che è rappresentato su. Finché il piano è, diciamo, orientato nella direzione delle direzioni coordinate, tutto va bene, perché le linee di flusso qua sono così. Quindi io da un pixel che è qui vado da un pixel che è lì e rispetto l'ordinamento naturale della superficie. Supponiamo però di ruotare di 22 gradi questo piano, che questo piano sia grande, che ne so, come decine di chilometri quadrati. Allora, le mie linee coordinate sono in questa direzione qua, però qui il mio vettore di gradiente va in questa direzione. Se io sono forzato ad attribuire viceversa un gradiente nelle direzioni coordinate o anche solo nelle direzioni intermedie, posso fare un errore sistematico consistente pari, in questo caso nella direzione di 8, fino a 22 gradi e 5. Quindi se ho piani naturali che non sono orientati secondo le linee coordinate, che sono di solito casualmente orientate rispetto ai piani coordinati, posso fare degli errori. Questo può portare ad avere delle aree accumulate a monte molto diverse da quelle reali della superficie. Se faccio un errore sistematico di direzione qui, questo si ripercuote nel calcolo delle aree a monte, perché le aree a monte io le calcolo con direzioni di drenaggio. Quindi un'idea che alcuni hanno avuto, in particolare Orlandini, i collaboratori che sono questo mio collega di Modena, ha detto: che cosa facciamo? Beh, teniamo conto dell'errore che facciamo localmente sulla griglia con solo 8 direzioni di drenaggio e poi lo correggiamo. Lo correggiamo in modo tale da non ottenere degli errori sistematici molto grandi. Questo si chiama, e questo dei J-Grass Tools serve per correggere appunto l'errore. Allora si può accumulare l'errore sia come angolo e sia come distanza coordinata. In questo caso vedete l'angolo alfa 2 e la grandezza delta 2. Quando queste grandezze superano una certa quantità accumulata, invece di scegliere la direzione coordinata
più vicina si corregge per diminuire l'angolo totale complessivo. Ci sarebbe anche un altro sistema per calcolare le direzioni delle aree cumulate, che è quello di dire, la griglia, ci sono due errori che si fanno quando si ha una griglia. Uno è quello che vi ho appena illustrato, è un errore sistematico nella scelta delle direzioni. Quando ho dei piani preferenziali che non sono orientati nella stessa direzione delle coordinate, e questo succede sempre. L'altro errore che posso fare è legato al fatto che la griglia su cui mi schematizzo ha dimensioni infinite. Cosa significa dimensioni infinite? Significa che non è un punto. Allora, se io qui dentro ci mettessi una superficie curva, così, cosa succede? Sulla superficie curva io posso sempre calcolarmi i vettori tangenti. E per esempio potrei osservare che da questa parte qui, supponiamo che sia una superficie convessa e divergente, i due vettori tangenti agli angoli estremi del pixel puntano in direzioni diverse. Mentre io faccio sempre l'ipotesi che il pixel punti in una sola direzione. Dal punto di vista fisico questo che cosa significa? Significa che se qui ho il gradiente di qua e qui il gradiente va in questa direzione, la goccia d'acqua che cade qui va in quella va nel mar della Cina, e questa goccia d'acqua che cade di qua invece va nel mar Mediterraneo, esagerando un po' naturalmente. E quindi anche questo è un errore che io faccio sulle aree accumulate. Allora, David Tarboto, che è stato un pioniere di queste cose qua, ha detto, se noi vediamo che la topografia è presente, ha queste caratteristiche, cioè divergente e convessa, e viceversa se la topografia è convergente e concava, certo abbiamo ai lati del pixel pendenze diverse, ma queste convergono. Quindi sbaglio un po', butto l'acqua in una direzione, ma dopo l'acqua per effetto della convergenza ritorna dove deve tornare. Il problema è che l'errore lo faccio nelle aree convesse e divergenti. E questo ha tutta una serie di conseguenze, cioè io se ho un'area convessa e divergente con il meccanismo di Otto, penso normalmente di avere un po' di più portata in quel punto rispetto a quella che in realtà ho, perché un po' di acqua è andata da un'altra parte. Allora Tarboto ha inventato un sistema che si chiama D-Infinity, che a me non piace tanto, però adesso è un po' passata la smania, ma fino a qualche anno fa tu mi dici, ma nel tuo sistema c'è il D-Infinity, che sarebbe questo sistema per il calcolo cioè in cui in pratica lui butta un po' di aria da una parte e un po' di aria dall'altra, ma peraltro non sulla base di considerazioni geometrico differenziali come andrebbe fatto e sulle dimensioni delle griglie, ma con un sistema un po' artigianale che appunto dà questo multiple flow directions, e quindi l'infinity è questo sistema che è implementato in alcuni strumenti, per esempio in GRASS ci dovrebbe essere un infinity. E sicuramente c'è nei sistemi ArcGIS della ERT. Queste per esempio sono le direzioni di drenaggio, dove però le direzioni di drenaggio sono colorate con le aree contribuenti. E vedete che qua il reticolo idrografico esce bene, perché le aree diciamo più piccole sono state lasciate grigie. Poi a partire da una certa area soglia si è cominciato a colorare di blu la coordinata, e dice, ma quello blu potrebbe alla fine essere anche il reticolo idrografico. Allora si pone un problema successivo, che è quello di capire dove iniziano i canali e che cosa sono i canali. Questo naturalmente è rilevante dal punto di vista idrologico e anche geomorfologico, perché l'acqua fuori dai canali e all'interno dei canali si muove in modo diverso. Solo parlando di velocità dell'acqua, sulla superficie
fuori dal canale l'acqua si muove a 10 cm al secondo al massimo, dentro il canale tende a muoversi su velocità che sono 10 volte tanto. E questo ha tutte delle conseguenze sulla determinazione di come avviene il ciclo idrologico e di come si porta l'onda di piena, per esempio, quindi un tema assolutamente rilevante. Siamo, come dico qui, evidentemente a un passo dall'identificazione del reticolo. Ma su queste informazioni si possono combinare tutte insieme. E in particolare però a questo punto, dovunque sia il reticolo idrografico, con le direzioni di drenaggio, noi siamo in grado di determinare che cos'è un bacino idrografico, perché ci segniamo in un punto. Ecco, vediamo qual è l'area che sta a monte di noi, e quello è il bacino idrografico che insiste sul punto in cui siamo. Tutta l'acqua che cade a monte è supposta a cadere, arrivare in quel punto. Qualcuno mi potrebbe obiettare che in realtà nella fisica reale dei processi non è esattamente così, perché l'acqua si muove anche sotto la superficie, magari le direzioni di drenaggio delle acque sotterranee non sono le stesse delle acque superficiali, è assolutamente vero, ma noi al 100% intanto faremo questa approssimazione. Perché comunque la superficie noi la vediamo molto bene, vi ho detto, la conosciamo metro per metro. Tutti i sassi hanno un numero ormai, in tutto il mondo. E così, una volta ci sediamo, per esempio nella famosa dai canali di prima, noi siamo in grado di estrarre i bacini e delimitare le aree che drenano in un unico punto ed estrarre, per esempio, quei bacini che vedete lì, che sono i bacini del cismone del canale. Ed è una cosa che voi imparerete a fare tra poco. Meraviglia delle meraviglie. A me è la prima volta che l'ho fatto, mi sentivo un grande. Non so, voi magari siete meno lì. Sì, insomma, è una cosa che dà una certa soddisfazione. E dopo quello che avete ottenuto lo potete persino proiettare su Google Earth, se volete. Questo non è Google Earth, questo è NASA WorldWind, che è una roba simile a Google Earth, e proiettare quindi il vostro sistema, le vostre cose. Poi magari uno è anche, è un buon camminatore, può si annota dei dati e mette tutto insieme e si comincia veramente a conoscere il territorio che si ha, no? Cose così campate in aria. Si parte dalla base digitale del terreno, poi si va in campo, si misura, si fanno delle annotazioni. Se si fosse dei geologi magari si sarebbero distinguere i tipi geologici, se fossimo degli ecologi sapremmo distinguere l'ecologia, voi siete un po' l'uno e forse anche un po' l'altro, e quindi cominciate ad accumulare sul terreno, sul territorio, un sacco di informazioni che forse poi per noi in particolare sono molto utili per l'analisi idrologica. Un'altra cosa che deriva dalle direzioni di drenaggio è la funzione di ampiezza. La funzione di ampiezza è suddivide il territorio in un modo particolare. Se voi pensate, intanto la funzione di ampiezza è la distanza misurata da un punto dall'uscita. Per esempio, i punti in rosso là in alto sono a 1149 metri dall'uscita, che è in fondo qua in basso, dove è zero. Queste direzioni come sono misurate? Sono misurate lungo le linee di drenaggio, cioè si sceglie un pixel e poi si percorre da quel pixel tutta la strada fino all'uscita e si conta quanta strada si è fatta. La distanza non è euclidea, perché c'è l'erosione, il sistema di erosione che ha formato i fiumi va in varie direzioni, quindi per esempio un po' va così, poi torna indietro, le vicende sono le più varie, e quindi in genere è molto più lunga del diametro di questo bacino. Mm.
E se noi per esempio di questo bacino rappresentassimo invece la distanza, non si idea, vedete che ci ottengono anche dei pattern delle cose differenti, dei cerchi concentrici, e questo è abbastanza ovvio. E la cosa importante è che questa funzione di ampiezza che vedete qui, di questa si può fare anche la statistica. E se io ho per esempio, e che cosa mi rappresenta questa statistica? Ma è chiaro che di nuovo mi rappresenta almeno in prima approssimazione una cosa che è correlata al ciclo idrologico, in particolare al tempo che l'acqua impiegherà ad uscire da quel bacino. Se una goccia mi cade in alto, poi dovrà percorrere tutta la strada. Allora vi dico una cosa segreta che conosciamo solo noi idrologi e non i geologi, è mica vero, ed è che l'acqua tende a mantenere una velocità costante dentro il bacino. Se io vi domando, l'acqua in un'onda di piena va più veloce in montagna o va più veloce in pianura, voi che cosa mi rispondete? Montagna naturalmente, e invece tende ad aumentare andando verso la pianura. Perché? Perché contribuisce alla velocità dell'acqua sono diverse cose. Una è la pendenza, quella è solo una. L'altra è la massa, ovvio, la forza di gravità che muove tutto. Ma cioè, la pendenza sì, ma poi l'altra è l'attrito. L'attrito che l'attrito è molto più grande in montagna che in pianura, perché l'attrito è dato dalla interazione con le forme di fondo e la granulometria e anche la geometria dei canali in montagna è tale per cui la velocità dell'acqua in condizioni di piena è più grande in montagna che è più grande in pianura che in montagna, aumenta di poco. Se vogliamo fare un'approssimazione ancora più accentuata, diciamo che la velocità dell'acqua è costante, l'acqua non accelera mai mediamente in un bacino, non accelera mai, accelera localmente se ci sono restringimenti, se ci sono variazioni locali delle geometrie, ma mediamente non accelera mai e questo vuol dire che tutta l'energia potenziale che ha l'acqua quando cade sulle superfici viene completamente dissipata. E se la dissipa dove va? Beh, in musica, la musica dei ruscelli è energia dissipata e poi scalderà anche un po', ma sarebbe tutto da calcolare, nessuno ci pensa mai, ma in questo va. Tanto così per oggi abbiamo finito.